Quest'oggi video review di un acquisto effettuato presso una bancarella di Pakistan. Lo premetto che io ogni filo l'ho pagato 1 euro. Ecco cosa ho comprato. Ho comprato praticamente queste perle in plastica, credo che siano tutte puntinate. Sono abbastanza grandi, devo dire la verità, sono abbastanza grandi e sono nere. Sono molto carine, devo dire la verità, mi piacciono molto. Direi che non ho trovato qualcosa di difettato. Prendiamone una a caso. Il foro, eccolo. Devo dire che sono molto buone. Sembrano abbastanza buone. Poi ho preso questo filo di madreperla. Credo che sia madreperla, sempre a 1 euro. E sono dei dischi tutti colorati. Sono un po' piccolini, però sono molto carini. E devo dire che sono abbastanza buoni. Non sono tutti regolarissimi, però credo che insomma per 1 euro ne valgano la pena. Poi ho preso per 1 euro sempre questi tondi multicolor. Questi li ho trovati un po' difettati, ma devo dire la verità. Infatti, tipo questa, eccola qui, ha questo difetto qua, quindi qualcuno dovrò credo buttarlo. Poi ho preso sempre a 1 euro queste sono stupende. Premessa, a me il giallo non piace, però io ho trovato questo filo a 1 euro. Non ho la più pallida idea di di che pietra sia, però devo dire sono molto fredde, quindi dovrebbe essere almeno comunque pietra. Ne ho trovate giusto questa qui e questa qui difettata, ma per il resto sono tutte belle. Spettacolari e devo dire molto carine. Be il bello è che non c'è una uguale all'altra. E poi sono abbastanza grandi. Poi ho preso sempre per 1 euro queste perline Minion con questo verde e questo nero sfumato. Devo dire molto 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 bello. Sono piaciute subito perché mi ricordano i piselli, quelli verdi. Poi ho preso infine questo filo di pietre rosse. Dalla telecamera non credo che si possa capire, comunque sono un rosso un po' meno acceso di quello che vedete. Sono sul rosso e il nero e sono perfette. Spero che questo video vi possa essere in qualche modo utile e ci vediamo al prossimo. Ciao!